Allora, buonasera a tutti. Vengo subito a presentarvi i nostri due ospiti di questa sera. Demostenes Floros, professore, analista geopolitico ed economico. Buonasera, intanto. Buonasera a voi, grazie per l'invito. E Gabriele Guzzi, economista e presidente dell'Indispensabile. Buonasera e bentrovati. Allora, io preparando un po' questa nostra conversazione, volevo cominciare così partendo dal titolo di uno dei saggi del professor Demostenes Floros, intitolato Crisi o transizione energetica? Punto di domanda. Però ha anche un sottotitolo che secondo me può essere interessante approfondire perché dice già molto, diciamo, del saggio. Il titolo è Come il conflitto in Ucraina cambia la strategia europea per la sostenibilità. Allora, io chiederei subito, intanto un po' in maniera anche un po' provocatoria, qual è la strategia europea, diciamo, per la sostenibilità? Qual era quella di prima? Se è cambiata, vuol dire che in qualche modo c'era, no? Un'idea. Quindi, innanzitutto, qual era quella di prima e in che senso starebbe cambiando, ecco. Sì, una strategia c'era e non voglio dire che veniva da lontano, ma insomma, una strategia era data fondamentalmente dal ruolo ponte del gas naturale, dal ruolo ponte che il gas naturale poteva e potrà, a mio avviso, ancora svolgere per passare da un mondo e un'Europa, l'Italia, a guida sostanzialmente fonti fossili a un mondo invece a trazioni rinnovabili. Teniamo conto, visto che parliamo del mondo, che le fonti fossili pesano ancora per oltre l'82% dei nostri consumi di energia, siamo attorno agli 82-83% secondo i dati che ci fornisce il BP Statistical Review of World Energy di giugno 2022, quindi recentissimo. Mentre il peso delle rinnovabili, ahimè, è ancora attorno al 6-7%. Quindi questo dà un po' il senso della strada che abbiamo di fronte a noi, che è particolarmente lunga. Ora, le percentuali per quanto attiene il paniere energetico dell'Unione Europea e dell'Italia sono leggermente diverse, ma in realtà viviamo tutti quanti sotto lo stesso cielo, quindi è certamente importante analizzare i vari panieri energetici. È fondamentale, però poi le emissioni appunto devono tener conto anche di questo aspetto. Perché il gas naturale poteva e può svolgere un ruolo ponte in questo passaggio lungo? Beh, per il semplice fatto che tra i diversi combustibili fossili, il gas naturale, a differenza del petrolio e del carbone, ha delle emissioni di CO2 che sono molto più basse, dell'ordine di circa un terzo rispetto al petrolio e dell'ordine di circa la metà rispetto al carbone. Inoltre, perlomeno fino a marzo 2021, un altro grande vantaggio che ha avuto il gas naturale rispetto al petrolio è che a parità di potere calorifico o calorico che dir si voglia, costava di meno. Poi sappiamo che la situazione, perlomeno per quanto attiene l'Unione Europea, è cambiata e casomai approfondiremo dopo il perché e quali sono le ragioni di questi cambiamenti. Per cui il ruolo centrale del gas naturale all'interno di questa transizione energetica, un ruolo ponte che per l'appunto, se vogliamo esprimerci in termini geopolitici, fa immediatamente capire come i paesi che detengono le principali riserve di gas naturale al mondo, che producono ma soprattutto esportano più gas naturale, aumentano immediatamente il loro peso specifico nella scacchiera internazionale. Quali sono questi paesi? Il paese con le maggiori riserve al mondo e il maggiore esportatore è la Federazione Russa. Il maggiore produttore sono gli Stati Uniti d'America, grazie al fracking. Altri grandissimi produttori e detentori di riserve sono paesi come il Qatar,
come l'India, come la stessa Australia. Quindi questi paesi, dinanzi al tema della transizione energetica con questo livello di riserve, è chiaro che aumentano immediatamente il loro peso geopolitico. E per quanto attiene l'Unione Europea, quindi arriviamo al titolo, al sottotitolo del saggio, è evidente il legame che esisteva, almeno fino al 24 febbraio, tra l'Unione Europea da una parte e la Federazione Russa dall'altra, potremmo anche specificare tra la nostra Italia e la Federazione Russa, per quanto attiene proprio il tema del gas naturale. Infatti la Federazione Russa fino al 2021 forniva il 40% dei consumi dell'UE, il 40% anche dei consumi di gas naturale del nostro paese, che non dimentichiamolo è tra i principali paesi industrializzati del mondo, i primi 15 perlomeno, quello che utilizza più gas naturale nel proprio paniere energetico dopo la Federazione Russa. I russi sono attorno al 50-55%, noi nel 2021 siamo arrivati a coprire il 42%. E questo di per sé è un aspetto positivo, e qui cominciamo a parlare anche di transizione energetica. Perché è positivo? Beh, lo dicevamo prima, perché il gas naturale è quello che tra le fonti fossili emette meno CO2. Per cui, grazie a una grande intuizione che tanti decenni or sono aveva avuto Enrico Mattei, il nostro paese ha sviluppato il settore del gas naturale, ha diversificato i fornitori, per cui oggi il nostro paese si approvvigiona anche dal nord Europa, dall'Africa del nord, anche da altri paesi a est come l'Azerbaigian, oltre ovviamente a quelle che erano le forniture dalla Federazione Russa, che casomai vedremo meglio successivamente, stanno poco alla volta vedendo la sostituzione da parte del gas naturale liquefatto statunitense. Quindi la strategia era quella di intraprendere una transizione energetica con al centro il gas naturale, con al centro il gas naturale della Federazione Russa, che è quello via tubo che costa di meno, ancora oggi di meno, soprattutto rispetto al gas naturale liquefatto. È evidente però che questo rapporto di complementarietà avrebbe rafforzato ulteriormente il rapporto tra di noi, tra noi europei, italiani e la Federazione Russa, ed è quindi altrettanto evidente che questo rapporto di complementarietà era sgradito ad altri, in particolar modo agli Stati Uniti d'America, che hanno fatto di tutto, e non certo da pochi giorni prima, il 24 febbraio, per arrivare a rompere questo rapporto. E i dati ci dicono che molto probabilmente gli Stati Uniti d'America stanno riuscendo per l'appunto a rompere questo legame che parte da un punto di vista energetico, ma poi abbraccia anche il lato commerciale ed economico di UE e Federazione Russa. Sì, infatti poi magari faremo un focus anche sul rapporto Europa-Stati Uniti, no? Anche per via della visita di Macron di recente, appunto, che Certamente. segna forse un passaggio importante. Gabriele, invece, tu come leggi un po' questo scenario, diciamo, dal punto di vista economico attuale? Cioè la situazione bellica ha, secondo te, creato appunto una condizione nuova all'interno della visione europea, e dal tuo punto di vista, in che senso si può parlare di crisi oppure di transizione energetica? Ma io penso che per parlare di Europa o del progetto politico dell'Unione Europea bisogna inquadrarlo fin dalle origini, per capire che le inadeguatezze, che in parte sono state accennate, con cui sta affrontando questa trasformazione geopolitica e quindi la conseguente crisi energetica che stiamo affrontando, deriva da peccati originali e originari dell'Unione Europea. Innanzitutto nasce, come sappiamo, come è noto, come bacino di influenza statunitense. Quindi l'Unione Europea nasce in questo senso con alcune vocazioni egemoniche da parte di alcuni attori, in particolare la Francia, di costituirsi come nazione, diciamo, egemonica sul piano militare dell'Unione Europea. Quindi, dinanzi a questo difetto originario, l'Unione Europea si è sempre
trovata un po' a metà strada, perché le nazioni più potenti, la Francia da un punto di vista appunto militare e geopolitico e la Germania da un punto di vista economico, non hanno mai, soprattutto la Germania, voluto fare un passo in avanti in un progetto politico vero e proprio. Con la pandemia abbiamo provato, si è provato a fare qualcosa di più con insomma, il Next Generation EU e i vari piani di ripresa e resilienza, hanno tentato di affrontare collettivamente questa crisi in maniera inadeguata e poi se ne potrebbe parlare. Ma comunque sembra che dinanzi a questa crisi energetica l'Unione Europea non voglia affrontare seriamente questo progetto insieme, ma si sia accodata abbastanza pedissequamente ai desiderata appunto d'oltreoceano di staccarsi dalla fornitura energetica russa con cui aveva costruito il proprio modello industriale, soprattutto la Germania e l'Italia. Quindi ci troviamo noi, l'Italia, in una particolare difficoltà. Perché noi siamo andati avanti a livello di competitività internazionale attraverso la deflazione salariale, cioè non potendo più esercitare la svalutazione della moneta con cui riuscivamo a essere competitivi, in particolare con i beni asiatici, con l'entrata della Cina nel WTO, quindi con l'invasione di prodotti a bassissimo costo su settori su cui noi eravamo leader in Europa, quindi quelli a basso contenuto tecnologico, l'industria italiana si è trovata spiazzata e ha perso molto, molto, molto livello. Su questo noi riuscivamo ad andare avanti con appunto l'energia a basso costo e soprattutto nel nord Italia accodandoci alle catene del valore tedesche. Dinanzi a questo nuovo scenario c'è una crisi di identità dell'Europa. C'è una crisi dell'identità dell'Europa, c'è chi sostiene che questa guerra sia una guerra contro la Germania, sostanzialmente, oltre che ovviamente una guerra contro l'Ucraina, ma una guerra di alcuni attori internazionali, in particolare appunto gli Stati Uniti, contro la Germania e la sua tendenza naturale, come si sarebbe detto qualche decennio fa, di spostarsi verso est, di formare nel blocco eurasiatico un modello industriale le cui fonti energetiche provenivano appunto dall'est. A me sembra che dinanzi a questo scenario vengano alla luce problemi appunto originari dell'Unione Europea, quindi che è un progetto alla fine ordoliberale, neoliberale, che però oggi non hanno assolutamente gli strumenti per affrontare le crisi attuali. Si dice che gli Stati Uniti sono bravissimi creatori di ideologie per altri. Quindi il neoliberismo che è nato negli Stati Uniti e che loro applicano in maniera abbastanza arbitraria, mettiamola così, basta vedere gli ultimi piani lanciati da Biden proprio per rispondere a queste crisi, che sono invece abbastanza, insomma, di attivismo statale industriale, l'Europa si trova veramente in balia di un problema e non sa bene come rispondere. Anche la Germania, a me sembra, molto molto incerta sul da farsi, poi a livello geopolitico capiremo meglio, ma sul piano economico questo è certo. Grazie. Allora, professor Floros, è stata citata la Cina come, diciamo, elemento anche da mettere sul tavolo un po' di questo discorso che stiamo facendo, che tiene insieme appunto un po' l'aspetto politico, identitario dell'Europa, come ha appena detto Gabriele, però anche l'aspetto, diciamo, economico e di diversificazione, diciamo, dei nostri fornitori e quello che insomma sta accadendo a livello geopolitico e di mercato. Lei di recente ha detto anche in un'altra intervista che la Federazione Russa non è per nulla isolata, ma ha appunto forse in questo senso degli accordi o comunque delle influenze anche all'interno appunto del mondo più grande che è quello cinese. Vogliamo un po' magari, ecco, parlare di questo aspetto? Sì, certamente possiamo parlarne proprio prendendo spunto dai dati che ci fornisce il mondo dell'energia. Io di solito quando parlo del presunto isolazionismo della Federazione Russa faccio sempre riferimento al voto all'ONU del 2 marzo scorso, quello di condanna dell'invasione della Federazione Russa da parte della Federazione Russa dell'Ucraina, quando
A mio avviso la lettura di quel voto fu un tantino superficiale dai nostri mezzi, da parte dei nostri mezzi di informazione, da parte anche della nostra classe dirigenti, i quali non analizzarono in maniera attenta quelli che furono i voti dell'astensione, che riguardavano la metà dei produttori, la metà dei membri dell'OPEC Plus, che è questa neo-organizzazione che comprende i paesi esportatori di petrolio dell'OPEC guidati dall'Arabia Saudita e i paesi cosiddetti non OPEC guidati dalla Federazione Russa, in tutto 23-24 produttori di petrolio e anche gas naturale. Bene, la metà di questi produttori si astenne e già questa era un'indicazione piuttosto interessante. Anzi, a dire la verità, già una settimana prima, il 26 febbraio, durante il Consiglio di sicurezza allargato, un paese, gli Emirati Arabi Uniti Medio Orientale, un produttore petrolifero molto importante, nonché alleato militare degli stessi Stati Uniti d'America, si era astenuto rispetto sempre al tema della condanna. Per non parlare poi del primo e del terzo importatore di greggio al mondo nel 2021, cioè rispettivamente la Cina e l'India, con più di 10, più di 4 milioni di barili di greggio importati al giorno, si erano astenuti. Quindi già il voto del 2 marzo aveva dato delle indicazioni che dovevamo seguire e approfondire in maniera diversa. E, ripeto, siamo al 2 marzo, a poco meno di 10 giorni da quel fatidico 24 febbraio. E da allora che cosa è successo? E da allora è successo, per quanto attiene il petrolio, per quanto attiene il gas naturale, la situazione è un pochino diversa, nel senso che le due materie prime hanno diverse caratteristiche, quindi vengono trasportate anche in maniera diversa, ma per quanto attiene il petrolio, noi abbiamo osservato che la Federazione Russa vende ed esporta sempre meno greggio nella direzione dell'Europa, non dell'Italia, che da questo punto di vista è una mosca bianca, sta importando sempre più greggio russo dal 24 febbraio in poi. Vediamo poi cosa succederà da domani, cioè da quando entreranno in vigore le misure di embargo anche sul greggio e i prodotti petroliferi derivati della Federazione Russa. Ma l'Italia è una mosca bianca nella misura in cui ha incrementato le importazioni di greggio dal 24 febbraio sino al 5 dicembre, a differenza invece dell'Unione Europea e dell'Europa nel suo complesso, che invece le ha drasticamente diminuite. Nel contempo, però, la Federazione Russa è riuscita e sta riuscendo a modificare quelli che sono i propri acquirenti di greggio e di prodotti raffinati, per cui gran parte del greggio che prima arrivava in Unione Europea oggi da tempo ha preso la via di altre nuove realtà economiche, a partire da quelle che citavi in precedenza, la Cina, che nel mese di maggio scorso è arrivata ad importare fino a 2 milioni di barili di greggio russo al giorno. Ma forse il paese che più ha dato le indicazioni, come dire, di novità, non è stata la Cina, che da tempo aveva, iniziato ad aumentare le proprie importazioni di greggio dalla Federazione Russa, per la verità da quando Putin arriva al potere, bensì è l'India, un paese che a gennaio 2024 importava 66.000 barili di greggio russo al giorno, nulla rispetto ai 4 milioni e rotti che dicevo prima, e che invece a giugno di quest'anno è arrivato a toccare quasi i 900.000 barili di petrolio al giorno russo e ha aggiornato questo record a ottobre di quest'anno. Quindi quello che noi vediamo è che la Federazione Russa sta diversificando i propri acquirenti, anzi sta sostituendo gli acquirenti europei con quelli asiatici, a partire dalla Cina, grande cambiamento da parte dell'India. Per quanto attiene l'Europa, il paese che sta più incrementando gli acquisti di greggio russo è la Turchia, e
e a mio avviso in parte la Turchia li utilizzerà per le proprie raffinerie, in parte è possibile che vengano smistati in maniera, concedetemi, truffaldina in alcune realtà europee, così come esistono altri paesi in Asia, penso ad esempio al Pakistan, ma penso anche ad altre realtà come l'Indonesia, che si sono già rivolte alla Federazione Russa per acquisti di greggio. Quindi questo aspetto, che attiene semplicemente al tema del petrolio, ci dice in maniera molto chiara come la Federazione Russa non è isolata a livello globale, ma come esistano realtà asiatiche, ma anche realtà africane, che appunto stanno sostenendo la Federazione Russa. Tra l'altro, mi permetto di aggiungere, qui usciamo dal petrolio e casomai andiamo al settore alimentare, quindi alle esportazioni di grano, che ad oggi non mi risulta che nessuno dei presidenti africani abbia criticato il presidente russo o la Federazione Russa per quanto attiene le esportazioni di, appunto, di grano, che sono state bloccate, e quelle che sono state sbloccate hanno raggiunto quasi tutte o gran parte l'Unione Europea e non l'Africa. Questo a dimostrazione di come, a mio avviso, la Federazione Russa non solo non è crollata economicamente, come qualche segretario di partito italiano aveva affermato il 5 marzo di quest'anno, quindi pochi giorni dopo il 24 febbraio, bensì si stia muovendo molto velocemente nella direzione di una diversificazione. Questo però ovviamente non vuol dire che il paese non debba affrontare grosse sfide, che non abbia problemi economici non indifferenti, sia ben chiaro. Sì. Beh, in questo panorama così anche complesso e articolato, perché chiaramente la geopolitica, ecco, si muove anche in un universo molto ampio rispetto, diciamo, alla critica politica, magari interna. Però, ecco, seguendo un po' questo grande scenario. Noi forse ci troviamo un po' anche, qui vengo alla domanda che vorrei fare a Gabriele, schiacciati sempre dentro questi due mondi, no? Diciamo così, l'Occidente e l'Oriente, che hanno, diciamo così, sempre per semplificare, una valenza, come dire, in entrambe le posizioni, sempre come dire, di ideologica, no? Cioè di importazione, di esportazione della propria ideologia. E forse l'Italia, ecco, ogni volta, l'Italia, ma anche l'Europa, ogni volta fa fatica a tirar fuori una propria visione, no? Che sia, come si diceva una volta, una terza via, no? Che non sia né appunto la visione atlantista, come anche il nostro governo di adesso un po' in qualche modo cavalca, però neanche quella appunto, diciamo così, orientale, che non è di certo molto auspicabile. Quindi come possiamo vedere e muoverci invece all'interno di un'economia che riparta magari, ecco, proprio riflettendo dal punto di vista di una terza via, appunto? Ma mi sembra che anche su questo conviene fare un po' di storia, che ce n'è poca nel dibattito pubblico, no? Che è un dibattito pubblico che si ferma a dire c'è un aggressore, c'è un aggredito, pensando così di liquidare la questione. Ma la questione è più complessa, attiene ai rapporti internazionali tra stati sovrani, di cui la politica moderna da Hobbes a Schmitt ha lungamente riflettuto, no? E ci ha detto che avevano una visione un po' pessimista rispetto alla nostra, però diciamo forse realista su molte cose. Ed è giusto partire dal reale, che per quanto attiene al confronto tra stati sovrani, la situazione è molto simile allo stato di natura. È molto simile allo stato di natura. E certo che c'è un aggressore e un aggredito, qui nessuno lo nega, ma se è per questo la nostra storia occidentale è piena di aggressioni, no? Allora, anche quando era l'Iraq, quando era l'Afghanistan, quando era la Libia, lì non si parla più di aggressore ed aggredito, ma ci sono, perché i rapporti internazionali sono rapporti di forza, appunto, stato di natura quasi. Il più forte ottiene, non è questo ciò che io mi auspico, mi auspicherei una collaborazione, questa era l'idea delle Nazioni Unite, della società delle nazioni ancora prima, magari un po' illusorio e ideologico, ma aveva degli elementi di verità, cioè i rapporti tra nazioni devono avvenire in dei consessi,
Ora, questo sappiamo come è andato a finire e si è velocemente rifluiti nei rapporti di forza mediati da varie cose. Quindi il punto è che le grandi potenze cercano di ottenere quello che desiderano e lo fanno con tutti i mezzi e noi l'abbiamo fatto più di tutti gli altri, l'abbiamo fatto molto meglio di tutti gli altri e spesso anche qui l'Italia si è accodata, pensiamo solo alla guerra in Libia nel 2011 che ha danneggiato i nostri interessi energetici, di sicurezza nazionale e di flussi migratori. Sappiamo lì come andò, lì andrebbe fatta un'indagine giornalistica e politica seria su come noi siamo entrati in quella guerra come aggressori e per quali motivi. Comunque, in questo quadro, quando si dice appunto che la Russia è isolata, mi viene in mente un po' quando, sapete, no, il Regno Unito, l'Inghilterra dice la ne nebbia sulla Manica, il continente è isolato. Hanno questa visione un po' così imperiale e pensano che loro siano il centro e l'unico riferimento del mondo. E questa mi sembra che sia anche un po' il destino della cosiddetta comunità internazionale, che non si capisce bene cosa abbia di comunità e di internazionale quando sappiamo che è sempre più limitata all'Alleanza Atlantica e alcuni alleati del Pacifico degli Stati Uniti, con grosse fette del Sud America, dell'Asia e dell'Africa che vanno oramai liberamente. Quindi il punto è questo: il punto è che c'è una logica di rapporti di forza, di scontro geopolitico. Ecco, Schmitt dice che la grande politica è solo la geopolitica, è solo la politica estera, e questo lo stiamo vedendo. Vediamo dei progetti imperiali. La Russia, che ha un complesso di paura profonda di essere annientata, ha reagito dinanzi a una politica, sappiamo, ambigua dell'Europa e degli Stati Uniti di avanzamento verso il suo confine e ha deciso, come a dire, di mostrare tutta la sua potenza in risposta però a una politica espansionistica e aggressiva che abbiamo fatto noi. Questo va detto. E quindi l'obiettivo che noi dovremmo avere non è tanto fare il tribunale della storia, quello si potrà fare sui crimini internazionali, va bene, ma non è questo, non se ne esce così. Non se ne esce dicendo tu sei buono e noi siamo, tu sei cattivo e noi siamo buoni e devi pagare, ti dobbiamo destituire. Non è questa una logica di pace. Una logica di pace dovrebbe avere l'obiettivo di trovare una convivenza, un modo di convivere tra potenze non sempre alleate. Questa è l'idea. Ora l'Italia, ora senza fare citazioni colte come la logica di Pratica di Mare che piace tanto a Berlusconi, ma era un'idea intelligente, cioè un'idea che l'Italia, un'identità geopolitica che l'Italia ha avuto spesso nel passato, pensiamo ai rapporti col Medio Oriente, di mediazione, di potenza di pace, di potenza di mediazione tra realtà diverse. E per me noi questo dovremmo tornare a fare, far dialogare, perché noi abbiamo una storia anche legata alla diplomazia vaticana che ci permette, che ci dà credibilità per fare questo. Serve un po' di coraggio e leader politici con una visione che noi nel passato abbiamo avuto. Io mi auspicherei questo per il nostro paese. Allora, adesso abbiamo un po' fatto il quadro anche della situazione interna, appunto alla nostra casa, diciamo, la nostra casa che ci ospita per l'Italia, ma noi in qualche modo però anche l'Europa, appunto, no? Siamo qui a interrogarci anche di un senso di questo, diciamo, continente che difficilmente geograficamente così iscrivibile dentro una politica unica, no? L'Europa, appunto, abbiamo detto, ha tantissime facce, tantissimi volti. E prima accennavamo al fatto che, per esempio, la Francia ha preso, diciamo così, un'iniziativa, no? Di andare a dialogare con gli Stati Uniti in maniera anche un po', direi, provocatoria, comunque anche di critica, addirittura parlando così un po' di protezionismo da parte degli Stati Uniti proprio sul tema del gas liquido. Allora io vorrei chiedere adesso al professor Floros se magari ecco, ci può chiarire bene quello che sta accadendo tra le relazioni appunto internazionali che succedono all'interno dell'Europa in relazione proprio con gli Stati Uniti, che comunque sono parte di questa guerra anche in maniera, una guerra appunto russa-ucraina, anche in maniera molto incisiva, no? Nonostante
si voglia forse evitare di parlarne, ecco, ma noi sappiamo che anche a livello di armi, di foraggiamento, diciamo così, da parte degli Stati Uniti, questa guerra sta continuando anche per interessi forse loro. Quindi chiederei, ecco, un chiarimento rispetto a questo episodio, partendo da lì. Sì, assolutamente. Beh, credo che possiamo parlare tranquillamente di guerra tra NATO e Federazione Russa senza che nessuno, come dire, si sconvolga, almeno spero. E, beh, rispondo, come dire, completando, almeno parzialmente, nel tempo a mia disposizione, la prima domanda, la seconda domanda che mi avete posto. Le uniamo e cerchiamo di arrivare al punto dell'incontro tra Macron e Biden. È chiaro che nel momento in cui si viene a rompere, vedremo se totalmente o parzialmente o in gran parte il rapporto tra la Federazione Russa e l'Unione Europea, l'Italia, sul tema del gas naturale, quindi della materia prima ponte, che cosa fa l'Unione Europea? L'Unione Europea cerca di non diversificare come ci stanno dicendo, ma di sostituire, perché questo è quello che sta avvenendo in questo momento, il grande fornitore russo con il fornitore americano. Il grande fornitore russo di gas naturale con il grande produttore e in parte esportatore di gas naturale liquefatto statunitense. Ovviamente è molto difficile riuscire a trarre delle considerazioni conclusive in merito alla possibilità o meno degli Stati Uniti d'America di sostituire in tutto e per tutto l'ammontare delle forniture russe. Io personalmente credo che sia molto difficile, quasi impossibile. Quello di cui noi siamo certi è che questa sostituzione avviene ad un costo che è di 3, 4, 5 volte superiore. E questo è uno dei motivi che porta Macron negli Stati Uniti d'America. È anche uno dei motivi, questa rottura, che fa sì che l'Unione Europea debba ripensare l'intera politica di transizione energetica, visto che appunto ci sono grandi punti interrogativi sulla capacità di sostituire questo gas russo, da cui la necessità di diminuire la domanda e i consumi di gas naturale. Ma di sostituirlo con che cosa, visti i limiti delle rinnovabili che abbiamo di fatto visto e che esisteranno ancora per molti anni, nonostante le tante fantasie frottole che ci sono state raccontate? E inevitabilmente dovremo sostituirlo, e già i dati ce lo stanno dicendo, con un incremento dei consumi di petrolio e soprattutto di carbone. E infatti non esiste paese europeo, a partire dal nostro, ma anche dalla piccola Grecia, dalla stessa Germania, che non abbia posticipato la chiusura delle proprie produzioni di carbone o addirittura abbia riattivato gli impianti di produzione di carbone, con il rischio che si faccia non uno ma due passi indietro rispetto al tema della transizione energetica. E quindi questa rottura viene a determinare, o per meglio dire, i nuovi flussi di petrolio di cui parlavo nella mia seconda risposta, ma anche di gas naturale, vengono ad allargare il solco tra il blocco atlantico e il blocco eurasiatico. Cambiano frattanto i rapporti di forza. E a proposito dei rapporti di forza concernenti il blocco atlantico, la mia impressione è che le conseguenze del conflitto, da un punto di vista economico e non solo, gravino più su una sponda dell'Atlantico rispetto all'altra. Quindi, se uniamo questi due aspetti, capiamo il perché del viaggio di Macron negli Stati Uniti d'America. Da una parte Macron si fa portatore, non so quanto voluto, ma si fa portatore degli interessi europei, dicendo sostanzialmente a Biden, caro alleato, e qui entriamo però in un ambito strettamente NATO, dobbiamo dircelo, io non posso acquistare da te il gas naturale a prezzi 3, 4, 5 volte più rispetto a quello che pagavo la Federazione Russa, perché il rischio è, se non un processo vero e proprio di deindustrializzazione, di perdita di competitività e di ricadute economiche e sociali, cui siamo soltanto all'inizio.
Attenzione però perché il viaggio di Macron non è, come dire, esente da interessi puramente nazionali che la Federazione la Francia ha perseguito in questi ultimi mesi, in questi ultimi 2 anni, anche perché se noi guardiamo il paniere energetico francese, notiamo che la prima fonte utilizzata non è il petrolio, come nella maggior parte dei paesi europei, non è il gas naturale come in Italia, ma bensì l'energia nucleare. Per il 36%, e questo pone tutta un'altra serie di interrogativi. Teniamo conto che analizzando l'incremento di prezzo nel 2021, la Francia è tra i paesi europei quello che ha il minore incremento di prezzi da tutte le fonti energetiche. Siamo attorno al più 80%, se la memoria non mi tradisce, rispetto a un incremento in Unione Europea medio del 125%, con la Germania che fa 140% e il nostro paese che fa più 160%, quindi degli incrementi spaventosi che però avvantaggiano la Francia all'interno dell'Unione Europea proprio a partire dal diverso mix energetico. Quindi da una parte la Francia pone questo problema legittimo e se vogliamo anche condivisibile all'alleato all'interno della NATO, che però mi pare poco interessato a venire incontro ai nostri interessi, anche perché ci sta guadagnando e dopo vorrei fornire un dato economico molto interessante. Ma dall'altra parte la Francia sta portando avanti una propria agenda personale, perché? Perché da un punto di vista geopolitico la situazione francese nel continente africano, e qui mi rifaccio alla necessità di reperire uranio, si sta facendo sempre più complicata. La Francia in diversi paesi del Centro Africa, nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, è stata letteralmente presa a calci nel sedere e la posizione che prima occupava la Francia, poco alla volta la sta occupando la Federazione Russa. Basta vedere con quali bandiere scendono in piazza molti i popoli africani dei paesi del Centro Africa, non tutti, ma una parte significativa. Ora, questo che ci piace o meno è un dato di fatto del quale la stessa Francia dovrà tenere conto, perché senza quelle riserve di uranio rimane un altro grande produttore di uranio al mondo, che è ovviamente la Federazione Russa. Quindi le contraddizioni tra le due sponde dell'Atlantico, oltre alle contraddizioni in seno all'Unione Europea, contraddizioni tra le due sponde dell'Atlantico che dovranno essere necessariamente risolte o eventualmente risolte in sede NATO. Vorrei far notare che la posizione finanziaria netta degli Stati Uniti d'America, deficit, passa da un deficit di 7 trilioni di dollari all'incirca 20 anni fa, poco meno, a 19 trilioni di dollari nel quarto trimestre 2021. A metà del 2022 questi meno 19 trilioni di dollari sono diventati meno 17 trilioni di dollari, cioè un miglioramento della posizione finanziaria netta statunitense verso l'estero per un ammontare di 2 trilioni di dollari nel giro di 6 mesi. 2 trilioni di dollari sono il prodotto interno lordo dell'Italia, del nostro paese, quindi non una cifra così di poca cosa, è una cifra importante, molto significativa. E questo mi fa pensare che per l'appunto l'afflusso di capitali verso gli Stati Uniti d'America, il rafforzamento del dollaro, siano fattori che stanno avvantaggiando gli Stati Uniti d'America. Quindi gli Stati Uniti sono veramente interessati ad arrivare ad una situazione di pace o hanno intenzione di andare avanti perché ciò crea una situazione di vantaggio vuoi nei confronti dell'Unione Europea e della Germania in particolare, ma anche dell'Italia, nonché della stessa Federazione Russa? E questo è un punto interrogativo. Sì, questo spiega anche forse perché lei in un altro suo saggio parla proprio di guerra e pace dell'energia, cioè diciamo il soggetto è l'energia, no? In qualche modo e questo è forse uno degli elementi che può spiegare meglio quali sono gli interessi che si muovono oltre a quelli, diciamo, ideologici che pure ci sono e che vanno, diciamo, compresi e analizzati per quello che sono, insomma. Gabriele,
Io così un po' anche cercando di andare in conclusione di questa nostra riunione, che poi magari potrà avere una seconda puntata se volete più avanti, per capire anche tutti questi scenari come si risolveranno, se si risolveranno. Però io appunto volevo fare anche una parentesi, rimanendo all'interno della nostra dimensione politica, parlando per esempio del PNRR, no? Che comunque è uno dei progetti che almeno così erano stati decantati come progetti appunto di soldi a pioggia sull'Italia. In qualche modo noi stavamo aspettando quasi un Eldorado, no? Dopo questa crisi sanitaria, e quindi ecco, invece ci troviamo, da quello che mi pare di capire, ma qui appunto chiedo un'analisi più approfondita, a te, da quello che mi pare di capire, invece c'è di nuovo un clima quasi di austerità, oltre a una dimensione così appunto anche facendo il parallelo con quello che diceva il professor Floros, cioè quella di una dimensione appunto di crisi energetica e crisi economica alla fine interna. Quindi a che punto siamo del PNRR? Questa è la domanda, diciamo, in sintesi. Ma il PNRR io l'ho chiamato un mito fondativo, ho fatto un articolo in tempi non sospetti e l'ho chiamato un mito fondativo. Tutte le società umane hanno bisogno di miti per andare avanti e per dare un senso ai partecipanti, ai consociati. E il PNRR è un mito rifondativo dell'Unione Europea dopo la pandemia, qualcosa di buono e io non lo vedo male. Era una mossa importante, anche una novità rispetto alla storia dell'Unione Europea, ma qualcosa di assolutamente trascurabile rispetto anche alle politiche fiscali fatte dai paesi membri, eh? Cioè non rispetto a quello che ha fatto la Cina o gli Stati Uniti, rispetto anche a quello che ha fatto l'Italia da sola. Il problema è che in Italia esiste una brutta malattia che si chiama esterofilia. Per cui ciò che fanno all'estero, ciò che fa l'Europa è per forza sempre meglio, più grande di ciò che facciamo noi. Ma non è così. Ora, se vogliamo un attimo entrare nel merito, il nostro piano di ripresa e resilienza è composto da una parte più grande fatta di prestiti a un tasso molto agevolato, che quindi comunque dovremo ridare a un tasso appunto agevolato, ma che comunque fa deficit pubblico, quindi non è un trasferimento, va tra l'altro nei saldi di finanza pubblica che l'Unione Europea ci controlla e che saranno riattivati nei monitoraggi con il nuovo patto di stabilità e crescita che si sta appunto riformando, e una quota molto più piccola di trasferimenti diretti. Il problema è che questi fondi l'Unione Europea li ha presi a prestito, quindi è andata sul mercato e ha chiesto questi fondi in prestito. Ma l'Unione Europea non ha capacità fiscale significativa. Quindi dove riprenderà questi fondi per restituire il proprio debito? Li riprenderà principalmente attraverso i fondi che i vari Paesi membri danno a Bruxelles ogni anno. In questi fondi l'Italia è contributrice netta da sempre. Quindi nonostante ci sia una vulgata all'estero, ma anche in Italia a causa di una stampa esterofila, appunto, e si dice che noi siamo appunto i poveracci, non lo so che idea hanno gli scrocconi, gli italiani scrocconi. Invece noi diamo ogni anno tanti miliardi, 6, 7, dipende da ogni anno, all'Unione Europea, a volte anche di più, e quindi noi questi fondi li ridaremo. Quindi si è calcolato quant'è il saldo netto, no? Quant'è il saldo? Molto molto poco, si tratta proprio di alcune 20 miliardi, circa 20-25 miliardi sui 6 anni. L'ha fatta un calcolo che ha fatto la BCE. Mi pare che siamo su queste cifre: 20-25 miliardi. Quindi nulla, praticamente nulla. Quindi è un mito fondativo. Tra l'altro, noi abbiamo fatto anche degli errori perché, nell'euforia di dire che abbiamo preso 200 miliardi, abbiamo preso tutti i fondi a prestito quando ci sarebbero stati utili ora. Quindi, qual è il problema? Mo, senza entrare troppo nel merito e cercando di dare una conclusione a tutto ciò che abbiamo detto. Allora, c'era Paul Valéry che diceva che l'Europa, non l'Unione Europea, l'Europa sarebbe divenuta ciò che è, cioè un promontorio del continente asiatico. Quindi aveva un'idea molto negativa.
Da quello che sembra, da quello che abbiamo detto, invece sembra che diventeremo un promontorio del continente nordamericano. Quindi con questo è il nostro rischio, ma la colpa è tutta nostra. La colpa è tutta nostra. Io credo che il progetto politico, che non è un progetto politico, è un progetto economico, monetario, sia giunto a conclusione. Dovremmo accettare che questo tipo di progettualità non è più utile per tutti i motivi che abbiamo detto e per tanti altri. Questo vuol dire che dobbiamo tornare a un nazionalismo? Ma questa è una stupidaggine chi pensa che sia questa l'alternativa. Il nazionalismo domina oggi tutti i rapporti internazionali. La Francia è un grandissimo paese nazionalista che non ha paura di esprimerlo. Quindi dire che l'alternativa è tra l'Unione Europea e il nazionalismo è dire una stupidaggine. Io penso che però questa sia una discussione che noi dovremmo fare. Cioè si è esaurito questo progetto, ne abbiamo visto tutti i limiti, fin dalle origini appunto, e oramai studi incontrovertibili l'hanno dimostrato, e dobbiamo riscoprire un'identità. Dobbiamo riscoprire un destino che ha a che fare con la storia dell'Unione dell'Europa, scusatemi, con la storia dell'Europa e anche con il ruolo che noi vogliamo avere come Italia. Perché oggi non esiste uno Stato europeo, non esiste un popolo europeo, non esiste una Costituzione europea e quindi non esistono le leve fiscali che ha uno Stato. Quindi aspettarsi dall'Unione Europea una risposta ai problemi contemporanei è, io credo, una pia illusione. Perché poi abbiamo visto che i popoli, soprattutto quelli egemonici, Francia e Germania, rincorrono legittimamente un interesse nazionale. Montanelli diceva appunto che la Francia entra nell'Unione Europea come francesi, i tedeschi come tedeschi e gli italiani come europei. Ecco, forse questo è ciò che dovremmo mettere in discussione nella nostra cultura cosiddetta progressista. Speriamo di avere queste forze, diciamo anche così, di proposizione, di riproposta appunto di una visione nuova che sia in qualche modo veramente anche un andare oltre le cose che si sono già viste, sperimentate, che però a quello che stiamo dicendo forse non bastano, ecco, nessun manifesto, diciamo così, di Ventotene o altre cose di questo tipo è riuscito in qualche modo a creare, no? Questa Europa che noi stiamo così un po' anche aspettando, siamo sempre in attesa, un po', ecco. Però così, in conclusione invece, professore, io l'ho sentita anche parlare di una crisi che però noi non vedremmo adesso, ma forse, ecco, ci sarebbe nei prossimi 2, 3 anni addirittura, cioè la crisi energetica, se quest'anno forse, ecco, riusciamo ancora a scamparla, sarà invece prossima, appunto, negli anni a venire. Intanto le chiedo se conferma questa tesi, questo pronostico, e poi in conclusione come possiamo risolvere questa situazione. Allora, effettivamente è possibile, è ovviamente l'auspicio di tutti quanti noi, che il nostro paese, l'Unione Europea, riesca a superare la stagione fredda che è appena iniziata senza avere le interruzioni che fino all'inizio di settembre temevamo e che hanno molti paesi asiatici. E che avranno molti paesi asiatici anche, parlo di Bangladesh, parlo del Pakistan, parlo dell'Indonesia, parlo della stessa India, paesi che avevano contratti di gas naturale liquefatto firmati con gli Stati Uniti d'America, ma che si sono visti le navi metanifere cambiare rotta e dirigersi verso l'Europa, ripeto, a contratti firmati. E noi ovviamente abbiamo ridiretto queste navi verso di noi pagando un prezzo più alto e penali incluse. E ovviamente questo non è stato gradito da questi paesi. Questo è un altro motivo che spiega perché la Federazione Russa non è sola. Ma dicevo, per quanto attiene gli stoccaggi, la situazione climatica del mese di ottobre, straordinariamente calda, e anche della prima metà di novembre, ci fanno appunto pensare con cauto, cautissimo ottimismo all'imminente stagione fredda.
Ovviamente questa situazione potrà cambiare immediatamente nell'ipotesi in cui invece si arrivi a dover affrontare una stagione fredda più rigida rispetto a quelle precedenti. Però ad oggi noi possiamo esprimere un cauto ottimismo anche in virtù del livello raggiunto dagli stoccaggi. Qual è però il problema che noi potremmo avere la prossima primavera? Quello di stoccaggi molto bassi e, ahimè, l'impossibilità di utilizzare i flussi della Federazione Russa, le forniture della Federazione Russa, che invece noi quest'anno abbiamo utilizzato fino alla fine di agosto, quando sostanzialmente la Gazprom ha sempre rispettato i contratti in essere. Parlo di 60 miliardi di metri cubi di gas e più che sono arrivati fino ad agosto, che hanno contribuito a riempire i nostri stoccaggi, sia dell'Italia sia dell'Unione Europea. E con ogni probabilità nel 2023 questo afflusso di gas non ci sarà, sicuramente non in questo ammontare. Per cui come arriveremo alla prossima stagione fredda, cioè quella 2023-2024? Ecco quindi che il grosso punto interrogativo si sta spostando dall'inverno 2023 all'inverno 2024, sempre che ovviamente le condizioni climatiche non cambino entro 2 o 3 settimane e questo rimescolerà ulteriormente le carte. Quindi questo è un grave problema al quale noi oggi non sappiamo dare una risposta certa, perché ci sono anche tanti punti interrogativi attorno alle esportazioni di gas naturale liquefatto statunitense e non. Più in generale, noi vediamo un deficit nell'equilibrio tra offerta e domanda, di gas naturale in Europa fino al 2025 compreso. Quindi la domanda è: noi ci possiamo permettere, il nostro sistema manifatturiero si può permettere una situazione del genere per i prossimi 2 anni? Quali le conseguenze? A mio avviso, noi non ci possiamo permettere 2 anni, se non 3, del genere, visto che si pensa di riuscire ad arrivare a sostituire completamente le forniture russe nel 2027. Le conseguenze economiche e sociali saranno a dir poco drammatiche. Quindi per concludere noi abbiamo dinanzi 2 strade, o proseguire su quella presente con tutti i rischi che abbiamo di fronte, oppure quella di ridiscutere del tema delle sanzioni. Terzum non datur. Per cui chi si occupa di politica, ma tutti quanti, non solo come dire, chi siede in Parlamento, deve decidere o si prosegue su questa strada oppure si ridiscute del tema delle sanzioni e si cerca di sedersi attorno a un tavolo anche e soprattutto con la Federazione Russa. Grazie, grazie della vostra pazienza, della vostra attenzione e ringrazio intanto ancora molto Gabriele Guzzi e il professor Demosthenes Floros di essere stati Grazie a voi. così precisi nelle vostre analisi e vi rimando appunto ai prossimi appuntamenti dell'Indispensabile con altre interviste e altri eventi come facciamo noi. Arrivederci. Arrivederci, Grazie. grazie.